Ciao ragazzi, secondo video di giornata. Ieri apro Instagram e nelle richieste dei messaggi mi ritrovo appunto un direct che arrivava da uno di voi, Filippo, che ci tengo a salutare e a ringraziare. Mi segnala un post in particolare di Sky Sport e mi diceva: guarda, potrebbe essere interessante scavare e dire qualcosa in più su questo. E io ho detto: guarda Filippo, c'hai ragione, lo faremo, magari nella giornata di domani. Ho cercato un po' di capire come improntare questo video, non è venuto fuori niente di più da quello che diceva esattamente il post di Sky Sport. Sono riuscito ad andare un pelo più nel dettaglio e bene o male cercherò di paragonare quello che è stato con quello che sarà. Cosa mi diceva Filippo? Semplicemente che all'interno di questa stagione, con l'accessione di Bentancur, si è andato a verificare qualcosa, ragazzi, che non avevamo mai visto nell'Allegri punto 1 e nell'Allegri punto 2. Ovviamente punto 1 è i 5 anni di Allegri precedenti e il punto 2 è il ritorno, quello che ha iniziato quest'estate. Vi chiedo un mi piace, come al solito, e fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete capito di cosa sto parlando. Ricordatevi, la cessione di Bentancur diventa importante e necessaria per far sì che questo possa avvenire. Ci siete? Posso farvi vedere il post? Ebbene, eccolo qua. Sky Sport cosa dice? Dall'addio alla rivoluzione. In estate Locatelli, a gennaio Zaccaria. E cosa va a confrontare? L'ultimo reparto di centrocampo che aveva Allegri, che ha avuto Allegri, quindi 18-19, e il nuovo reparto di centrocampo, quello che ha Allegri in questo momento, cioè 21-22. Perché la cessione di Bentancur? Perché Bentancur era l'unico giocatore all'interno della rosa della Juventus a livello di centrocampo che ricopriva, giocatore che era stato sia nel 18-19 sia nel 21-22, era l'ultimo della vecchia guardia per il centrocampo di Allegri, l'ultimo anello di congiunzione tra queste due cose. Qui Sky Sport fa vedere le presenze, no? Del 18-19 e del 21-22 e va un po' a paragonare i giocatori per cercare di capire come erano una volta e come sono adesso. Ovviamente Zaccaria non ha presenze perché deve ancora debuttare, molto probabilmente lo farà già con l'Hellas di Verona, e proprio per questo diventa ancora più interessante il seguente video. Non ve lo voglio spoilerare subito, ma già da questi numeri qualcosina dovreste capire. E allora ho deciso di andare un po' più nel dettaglio, e cioè a scavare, andare su Transfer Market e scaricare delle tabelle che mi permettevano di guardare il numero di partite, il numero di convocazioni, il numero di minuti e il numero di gol effettuati dal centrocampo della Juve dell'ultimo anno di Allegri e dal centrocampo della Juve del nuovo anno di Allegri, della nuova generazione di centrocampisti che allenerà Massimiliano Allegri a partire appunto da Juventus Hellas Verona di domenica sera. Se siete pronti andiamo più nel dettaglio. Ed eccolo qui. Allora, queste sono due tabelle molto semplici, molto riassuntive, appunto scaricate da Transfer Market. Che cosa ci dice? Io vorrei focalizzare la vostra attenzione su Rodrigo Bentancur per iniziare. Perché Bentancur nell'ultimo anno di Allegri è stato il primo Matuidi, secondo Pjanic, terzo Bentancur, il terzo centrocampista più utilizzati. Questi dati fanno riferimento alla sola Serie A. Intendiamoci, non Champions, non Coppa Italia, non niente, solo la Serie A per tutte e due le tabelle. E guarda caso, anche se andiamo a vedere in questa stagione, Bentancur risulta essere il terzo centrocampista più utilizzato da Allegri. Il primo è Locatelli, il secondo è McKenny, il terzo è Bentancur. Vi parlo di minuti disputati. Quindi curiosità che sia nell'ultima volta che Allegri aveva allenato la Juventus, sia nella prima volta del nuovo allenamento della Juve, Bentancur era il terzo nelle gerarchie. E lo sappiamo bene, Allegri comunque ci ha abituato a schierare minimo due centrocampisti e addirittura un terzo, magari schierato in una posizione un po' diversa e quindi nel centrocampo storto, ma bene o male dai due ai tre, quindi possiamo considerare Bentancur un semititolare. Infatti in questa prima parte di stagione Bentancur l'abbiamo visto in campo ben spesso, ben volentieri, e quindi Allegri faceva anche affidamento sul calciatore che è stato ceduto per arrivare appunto a Denis Zaccaria, che per il momento non abbiamo dati appunto perché non ha mai esordito con la Juve. La seconda cosa che voglio sottolineare è il numero di gol che era arrivato in Serie A dal precedente centrocampo. Se ci guardiamo bene, due di Bentancur, che è stata la stagione in cui ha segnato più gol in maglia Juve, nella totalità ne ha fatti tre. Un anno con Sarri ne ha fatto uno in Coppa Italia, mi pare contro l'Udinese o con la Roma, non mi ricordo quale delle due, più i due gol, uno all'Udinese sicuro con Allegri e un altro che aveva segnato in Serie A. Stiamo parlando della stagione in cui arriva Cristiano Ronaldo. Emre Can ne fa addirittura quattro,
molto molto bene in Serie A. Imre Can ha la sua prima bene o male unica stagione con la Juve, rimarrà sempre un giocatore molto molto discusso. Imre Can, Pjanic ne fa un paio, Matuidi ne fa addirittura tre. Bel numero di gol, Matuidi, che fa tre gol, e Khedira ne fa due in soltanto 10 presenze, 711 minuti. Se noi guardiamo un po' la statistica inerente ai gol di questa squadra, invece di questo centrocampo, notiamo che siamo ancora un po' lontani. È vero che la stagione non è finita, mancano 15 partite, quindi si può arrivare a un circa avere quel numero lì. Però è anche vero che senza Locatelli e senza McKennie, tutti gli altri sono a quota zero. Banalmente, io prendo in considerazione Rabiot e lo considero un giocatore che un paio di gol nelle gambe, forse anche tre, in stagione li può avere. Fino a questo momento ne ha fatti zero, e penso a Matuidi. E Matuidi è uno che, dovessi farla oggi una classifica gol di Matuidi, una prediction gol, lo metterei su uno, forse neanche il due riuscirei a giocarmi. Eppure Matuidi quell'anno ne ha fatti tre, poi ne ha fatto uno con Sarri in Champions League a Madrid, io tra l'altro ero presente, dove scivola e fa finta di risultare con l'aeroplano. Però, per intenderci, Matuidi era un giocatore che tra l'altro è stato il centrocampista che ha giocato più con Allegri nell'ultima stagione di Allegri, da cui non è che ti aspetti gol, ti aspetti tante altre cose. Matuidi è stato anche quel giocatore che veniva utilizzato nel centrocampo storto appunto di Allegri, spesso e volentieri quando si giocava con il 4-2-3-1 lo metteva anche in quella posizione lì, ed era quello che quest'estate mi faceva pensare a un Rabiot in quella posizione. Infatti l'abbiamo visto, ma Rabiot non ha reso come da aspettative. Quindi da Rabiot probabilmente qualcosa in più dobbiamo aspettarci, assolutamente, perché penso che Rabiot abbia più capacità di Matuidi sotto il profilo della realizzazione. Fino a questo momento non ce l'ha fatto vedere, ma l'anno scorso comunque Rabiot ha fatto una buona stagione, ha fatto anche tanti gol. Tra l'altro, ricordate uno degli ultimi gol di Rabiot dell'anno scorso? Non l'ultimo, quello a Bologna, ma uno in Champions, fase eliminazione diretta. Ecco, sarebbe bello vederlo sbloccarsi proprio lì, o magari già con l'Hellas Verona. Perché poi c'è un collegamento. E niente, poi bene o male Ramsey fuori da tutto, non mi piacerebbe fare il parallelismo con Khedira, ma è difficile fare anche questo, perché comunque Khedira purtroppo aveva dei problemi fisici, anche Ramsey indubbiamente, ma lo avevamo capito da tempo. Il fatto che Ramsey non venisse proprio convocato nascondeva per forza la partenza del ragazzo e non tanto i problemi fisici, che comunque potrebbe già aver ritrovato in Galles, in Scozia, però vediamo un po'. Però non mi sento di fare questo parallelismo, proprio perché mi è sembrato una volontà secca della Juventus di mettere fuori rosa Aaron Ramsey, come poi ha fatto la stagione successiva proprio con Emre Can, perché tanti continuano a dire sì, è Sarri che ha messo fuori rosa Emre Can e Mandzukic. Io non sono di questo avviso, secondo me non è stato l'allenatore a decidere, quanto più la società, che non credeva più in quei profili e stava cercando di cederli. Poi Khedira ha una storia simile rispetto a quella di Ramsey, proprio perché sono giocatori che alla lunga vengono messi fuori rosa. Infatti poi Khedira andrà via proprio per questo in quel gennaio con Pirlo in panchina, dopo una stagione con Sarri dove inizia a titolare e poi con questi continui problemi fisici gli impediscono di dare continuità alle prestazioni. McKennie invece è il giocatore che possiamo paragonare ad Emre Can, quindi quel giocatore in grado di fare quel qualcosa in più, no? Sotto il profilo realizzativo, un po' particolare, che però riesce a trovare una sua dimensione fatta bene. Locatelli lo paragona a Pjanic per quello che ha fatto fino adesso, semplicemente proprio perché ha giocato in quella posizione. E poi Arthur, è difficile fare un parallelo con Arthur, perché in teoria sì, qua dovresti farlo con Pjanic, però ha giocato veramente poco in Serie A, 341 minuti, e ci auguriamo tutti che possa farne di più, perché quando ha giocato secondo me ha anche fornito delle belle prestazioni insieme a Locatelli. Ora vedremo di capire con Zaccaria, che è il nuovo acquisto che va a spodestare appunto Bentancur e che probabilmente diventerà al fianco di Locatelli il titolare. Quindi io mi immagino Locatelli e Zaccaria più un terzo, che a rotazione potrebbe essere Rabiot, McKennie o Arthur stesso. Poi magari ci sarà quella volta che riposerà Locatelli, quella volta che riposerà Zaccaria, quindi si apriranno altre strade. Però mi immagino sempre Locatelli e Zaccaria più un terzo, verosimilmente McKennie, uno perché qualcosa in più dà in zona gol, e abbiamo visto che se Zaccaria si concentra, stiamo ipotizzando più che abbiamo visto, se Zaccaria si concentra sulla fase difensiva, no? Di rimanere il mediano, il volante davanti alla difesa, Locatelli e McKennie possono essere più liberi di fare gol,
E questa tabella ci illustra, ci fa vedere che sono anche i più propositivi negli ultimi metri, quindi quelli in grado di aiutare anche in rifinitura, non solo in zona gol, ma anche in zona gol. Quindi mi sto concentrando su questa cosa qui. Però c'è una terza cosa che riguarda proprio l'Hellas Verona, e cioè Locatelli è squalificato, quindi il centrocampista che ha giocato di più in assoluto. Squalificato non ci sarà. Il secondo che ha giocato più in assoluto è McKennie, che ha pure fatto gol con gli Stati Uniti nel freddo polare del Minnesota, che tra l'altro collegamento perfetto, sembra fatto apposta, però anche lui è in dubbio proprio perché arriverà a ridosso dell'inizio della giornata di Serie A, non avrà disputato praticamente nessuna o quasi una o un paio di sedute di allenamento con i compagni, e per questo Allegri potrebbe decidere di non farlo partire dall'inizio, poiché è impegnato con le nazionali, di rientro dalle nazionali dall'altra parte del mondo, per intenderci, più avendo saltato qualche allenamento, potrebbe non essere il giocatore ideale a schierare dal primo minuto. Allora entrano in gioco Arthur, che ha giocato pochissimo fino adesso, Rabiot, che era quello che aveva giocato comunque meno di Bentancur e da cui ci aspettiamo tutti qualcosina di più, e Zaccaria, che ancora non ha mai giocato. Quindi se stavamo pensando a un centrocampo in cui i titolari fino adesso bene o male sono stati Locatelli, McKennie e il terzo Bentancur, che non c'è più, i tre che avevano giocato di più in questo momento sono out per questa prima sfida della nuova Juve di Allegri, e giocano quello che non ha mai giocato e i due che avevano giocato un po' meno, senza considerare Ramsey, che proprio non era mai stato preso in considerazione. Quindi un centrocampo nuovo, inedito, poi magari non giocheranno nemmeno tutti e tre, io immagino di sì, visto che ci sono tante altre assenze, anche quella di Bernardeschi, che potrebbe aiutare un po' di più per essere posizionato sull'esterno. Quindi vediamo, insomma, Allegri si ritrova con la prima partita con la nuova Juve a doversi inventare qualcosa, anche rispetto a quello che aveva in testa, per necessità, per incastri, per un cartellino giallo rimediato da Locatelli contro il Milan, tra l'altro un cartellino giallo un po' rivedibile per quanto mi riguarda, ma questo è un altro discorso, e un McKennie che potrebbe non essere a pieno servizio. Quindi è veramente curioso vedere come sì, effettivamente l'intero reparto di centrocampo della Juventus dall'ultima esperienza di Allegri sia l'unico reparto in cui è cambiato tutto, perché Szczęsny c'è, Perin c'è, Pinsoglio c'è, quindi portieri Allegri aveva già allenati, Chiellini, Bonucci, Rugani li aveva già allenati, De Sciglio, Alessandro, Cuadrado li aveva già allenati, Bernardeschi, Dybala, Morata li aveva già allenati, Ken l'aveva già allenato, quindi capite che in tutti gli altri ruoli, tutti erano già passati da Massimiliano Allegri, e invece nel centrocampo no, tutti inediti rispetto all'ultima avventura di Allegri, e per la prima partita della nuova Juve di Allegri proprio il centrocampo dovrà reinventarsi con l'arrivo di Zaccaria, che va a sostituire Bentancur. So che questo video è un po' particolare, non è niente di che, ma ve lo dicevo all'inizio, è una statistica curiosa che è saltata all'occhio grazie ad uno di voi che ha voluto sottolinearla, e volevo anche fare un parallelismo con i giocatori che abbiamo oggi e quelli che avevamo invece nell'ultima esperienza di Allegri, per trasportarci già a Juventus Hellas, che deve rimanere il nostro focus principale. Io non ne posso più, non vedo l'ora di vedere la Juventus in campo, perché sono veramente curioso di vedere questa prima disposizione. Fatemi sapere se avete notato questa coincidenza, a me sinceramente invece era sfuggita e sono stato ben felice di analizzarla insieme a voi. Un abbraccio e ci vediamo domani con la conferenza stampa di Massimiliano Allegri.